questo pantografo computerizzato serve a noi per il taglio delle lamiere sia in ferro, in acciaio che in alluminio. Nasce, diciamo, questa macchina per un'esigenza dell'officina di effettuare delle lavorazioni molto più precise rispetto a quello che utilizzavamo prima, che era il taglio ossiacetilenico. Il lavoro inizia fondamentalmente al computer. Progettiamo quello che vogliamo che la macchina tagli. Io invio tutta la lavorazione alla scheda che è stata fatta dai nostri colleghi del TLC, invio i dati alla macchina e la macchina esegue la lavorazione con precisione millimetrica. Questa è una macchina interfacciata al computer per effettuare il taglio al plasma. Per muovere il macchinario sono stati inseriti dei motori di precisione. Per azionare questi motori è necessario avere una scheda di controllo ed elaborazione e un driver di potenza. Nel momento in cui il PC elabora i dati di posizionamento, gli stessi vengono elaborati dalla scheda e i motori spostano il macchinario nella posizione voluta. Il plasma verrà attivato e avviene il taglio del pezzo disegnato prima al PC. Il mio compito dopo aver posizionato la lamiera è controllare che la distanza tra l'ugello e la lamiera è sempre costante, onde evitare le deformazioni della lamiera stessa. Questa era una tettoia che consentiva il parcheggio delle macchine, che era stata smontata e doveva essere buttata. Da questa tettoia, che doveva essere smaltita, in parte abbiamo preso i materiali per la costruzione del tavolo pantografo.